Sarà un primo maggio amaro, difficile per quattro lavoratori dello stabilimento della Tomassetti, meccanica di precisione di Chiediscalo, che proprio ieri hanno ricevuto la lettera di licenziamento, tra essi anche il rappresentante sindacale interno, Francesco Luciani. Questa mattina i 35 lavoratori dello stabilimento teatino hanno scioperato per 2 ore dalle 10.30 alle 12.30 con un presidio davanti ai cancelli di via Marcinelle a Chiediscalo. Questa è una situazione paradossale, un'azienda che ha collocato in maniera indiscriminatoria alcune persone in cassa integrazione perché nei fatti non ha problemi di produzione in questo momento, ha problemi economici, molto probabilmente sta approfittando della questione per approfittare delle casse dell'INPS più che gestire un calo di produzione. Per festeggiare la ricorrenza della festa dei lavoratori oggi hanno inviato almeno 4 lettere, da quello che sappiamo, 4 lettere di licenziamento, comprese la nostra rappresentanza sindacale. Uno stabilimento che ha commesse a livello nazionale con le più importanti aziende, non ci sono problemi di produzione, eppure si vive una situazione di crisi. Perché? Sì, in questo momento perché purtroppo, dobbiamo dire la verità, c'è una mancanza di competenze nella gestione dell'azienda. Fino a qualche settimana fa c'erano delle persone esterne che aiutavano l'azienda nella gestione, misteriosamente non si capisce perché sono state tirate fuori queste persone. Oggi l'azienda viene gestita dall'amministratore di sostegno che purtroppo non ha delle competenze e da altre persone interne all'azienda che stanno minando l'esistenza dello stabilimento. Il segretario regionale della CGIL, Carmine Ranieri, esprimendo solidarietà ai lavoratori in difficoltà della Tomassetti, ha ricordato l'importanza della giornata del 1° maggio. Sì, la festa del 1° maggio sarà celebrata a Bologna per rivendicare più diritti, lavoro, welfare. Ecco, i diritti che, come vediamo oggi, sono stati e vengono calpestati, i lavoratori vengono considerati non più di oggetti. Questa azienda che oggi manda le lettere di licenziamento a dei lavoratori, senso mio di confronto con il sindacato e con i lavoratori stessi sulle modalità per poter crescere in azienda, e quindi noi oggi con il 1° maggio rivendichiamo una maggiore dignità del lavoro. Il 1° maggio verrà festeggiato in Abruzzo, le due iniziative più importanti sono a Giulianova e a Luco De Marsi, e poi c'è l'iniziativa nazionale che si terrà a Bologna alla presenza dei 3 segretari nazionali.